Ciao e benvenuto alla lezione 12. Vediamo subito l'esercizio di riscaldamento, che in questo caso è un arpeggio major 7 con la sesta addizionata sul ritorno, quindi sarà. Poi, come sempre, saliamo. Eccetera. Metto un tempo, siamo a 88 bpm. 1, 2, 3, 4. Ora possiamo raddoppiare. 1, 2, 3, 4. Fino ad arrivare come sempre un'ottava sopra. E poi scendiamo fino a ritornare da capo. Nella riga successiva invece abbiamo Do minore, settima, sesta. Quindi avremo. Attenzione che La è naturale, manca un bequadro. Anche qua col metronomo. 2, 3, 4. Raddoppiamo. Qua arrivando fino a un'ottava sopra e tornando indietro. Poi nella pagina successiva abbiamo gli arpeggi melodici della scala di Sol maggiore, quindi tutta l'armonizzazione. L'armonizzazione a partire dalla sesta corda, quindi sono forme che non abbiamo ancora visto. Poi vediamo i rivolti degli accordi. È importante sapere che il primo rivolto è con la terza al basso, il secondo rivolto con la quinta al basso e il terzo rivolto con la settima al basso se fosse presente. Se invece non c'è rivolto, siamo in stato fondamentale. Quindi, così come è scritto, abbiamo Do in stato fondamentale, Do in primo rivolto, secondo rivolto e Do in terzo rivolto. Poi sotto abbiamo alcuni esempi dove ho creato una progressione usando i rivolti, per cui per esempio Fa basso La, Do basso Sol, e Do. Quindi questo crea dei movimenti anche tra i bassi. Diventano più interessanti nel caso di un'armonizzazione. E poi in quello successivo. Quindi anche in questo caso ho creato. Un movimento del basso interessante. Vediamo ora un brano che si chiama Cool Melody e che utilizza le scale pentatoniche minori e maggiori in alternanza con gli accordi di settima e dominante. C'è questo disegno interessante, molto claptoniano, nell'accompagnamento.
settima, la settima sus 13, la settima in un'altra posizione, mentre su re settima, così è un pochino più articolato perché non abbiamo la corda vuota, la settima vuota. E poi abbiamo un passaggio tipico sui bassi con l'alternanza di quinta e sesta. Questa lezione è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!